chi è di queste parti avrà già capito dove mi trovo e probabilmente anche dove sono diretto. Diario del paesano. Finalmente a Canossa, dimora di Matilde, sede dello strapotere canossiano. Ci ho messo 8 episodi per arrivare fin qui, tutti pressoché collegati fra di loro, proprio come in un vero itinerario di viaggio. Salve a tutti amici, quello di oggi è un episodio importantissimo, per non dire straordinario. Perché? Perché oggi si va a Canossa. Questo è un episodio da vedere più di tutti, perché questo è il perno della 6ª serie di queste terre di Canossa, e quindi eccoci qua. E oggi andremo a visitare il castello di Canossa. Per chi non conoscesse la Gran Contessa, né tantomeno quel che ha rappresentato durante il Medioevo, beh, tutto questo potrebbe sembrare il solito rudere arroccato su un ammasso di roccia sedimentaria o poco più. E invece, benvenuti nel cuore delle terre di Canossa. Ai tempi di Matilde, questo era un luogo strategico, tra i più sicuri di tutti, grazie anche a questa conformazione geologica nota come i Calanchi di Riovico, una barriera naturale a difesa della sua dimora. All'epoca non vi era alcuna possibilità di conquistare il castello, perché nessuno ne era capace, neanche gli eserciti più efficienti. E poi non dimentichiamo che l'intero territorio era controllato a vista sia dal vicino castello di Rossena che da tutto un intreccio di castelli e torri comunemente noti fra loro come lo scacchiere difensivo della Gran Contessa. Oggi è un monumento nazionale, un luogo di grande interesse storico, posto sulla via Matildica del Volto Santo. Ed io sono il paesano di provincia, e in questo episodio avrò il piacere di accompagnarvi fin su in cima e raccontarvi la mia versione di questo formidabile castello e quel che ha rappresentato Matilde di Canossa per queste terre. Tempo qua insomma c'è un percorso che si fa ai giorni nostri, ai tempi di Matilde di Canossa, chissà com'era qui. Qui infatti so che c'erano 3 cerchia di mura al tempo, e poi dopo nel corso dei secoli tutto è ovviamente cambiato, però questa deve essere la prima. E poi borghettone. Abbiamo il borgo lì su. Eccoci quindi in un luogo storico, simbolico perché è appunto in questo castello che avvenne lo storico incontro del 1077, nonché il famoso perdono di Enrico IV, e quindi il detto di andare a Canossa, e quindi noi stiamo andando a Canossa. E qui c'è anche una bella statua di Matilde di Canossa che raffigura la Gran Contessa, probabilmente com'era, perché insomma si sa che era una donna alta e magra, e con in mano il suo il melograno, che rappresenta appunto il centro della fede, che insomma secondo il suo punto di vista. Comunque questa è Matilde di Canossa, è probabilmente quella la sua Bibbia. Beh, bene amici, noi entriamo perché abbiamo il passaggio libero, e quindi non resta altro che avviarsi lungo l'antico tracciato, per poi perderci fra le vicende storiche, le alchimie, i segreti e le dicerie sulla Gran Contessa, che tra l'altro qui pulsano da ogni angolo di questa gigantesca rupe matildica, come avrete modo di vedere. Prima di addentrarci nei particolari però, volevo tornare brevemente al melograno. Sappiamo che rappresenta abbondanza, ma per Matilde aveva davvero un significato spirituale,
simboleggiava una chiesa unita e vedeva i cristiani come i semi del frutto, fedelmente uniti al culto religioso, in segno di pace, fede, dialogo e riconciliazione. Lungo il tragitto notiamo poi anche queste placche, documentano alcuni degli avvenimenti accaduti qui al castello. Erano gli anni della lotta per le investiture. Il Sacro Romano Impero iniziò a nominare vescovi e abati per garantirsene la fedeltà, ma questo giochetto alla Chiesa non piaceva. Guardate che paesaggio. Alla fine vinse il papato, parecchi anni dopo la morte di Matilde, e il concordato di Worms nel 1122 pose fine alla lotta per le investiture. Ok, ora basta però. A voi il castello di Rossena e la sua fedelissima torre di Rossenella. E da lì eccovi la spettacolare visuale della Rupe di Canossa. Andiamo a chiedere perdono. Pazzesco. Signori, il paesano di provincia vi ha portati anche qui a visitare il castello di Canossa. Andiamo a sentire se c'è qualcuno. Signori, amici del paesano di provincia, ottavo episodio dedicato al castello di Canossa, eccoci qua. Una volta raggiunta la vetta, però, entrai in uno stato alterato di coscienza. Mi sentii fluttuare nel nulla per poi essere stordito dai frastuoni di Babele. E poi ancora un'improvvisa interdizione momentanea che durò anni, millenni, quasi. Fu una roba strana. Sarà stata un'insolazione. Ma che ne so. Un po' come quando sei vittima di una paralisi del sonno e niente, fui travolto da una lancinante energia nascosta fra le rovine millenari del castello. Giammai pensai. Da una lancinante energia nascosta. Fra le rovine millenari. Giammai pensai. Ripresomi dalle sinottiche convulsioni, riniziai a muovermi in scioltezza, in simbiosi col mio tempo. Tornai nei panni del paesano, quello di provincia, e familiarizzai lentamente con le imponenti mura secolari. Quelle millenarie non esistono più, o quasi. Quasi. Dopo il dominio della Gran Contessa, le successive casate nobiliari tremarono, tutte. Tutte. Quasi. Furono momenti difficili anche per loro. Già. Il castello venne distrutto, poi ricostruito, più di una volta. Troppo. Troppo. Ma tornando all'epoca matildica, è qui che vennero custodite le ricchezze della Gran Contessa. Lì c'era l'abitazione di Matilde. Oggi è un museo statale. In quest'area qui si direbbe che ci fosse un convento. Ci vivevano dei monaci. Mi immagino i viaggi a Nonantola, Frassinoro. Questa è la cripta. È la cripta della chiesa di Sant'Apollonio. Praticamente ci sono dentro. Ecco. L'episodio principale per cui è famoso questo castello è la riconciliazione fra Enrico IV e Papa Gregorio VII, di cui Matilde fu protagonista e da cui deriva il detto andare a Canossa. Purtroppo però è stato impossibile preservare il castello in tutto il suo antico splendore, un po' per via dell'incuria e un po' per la rigogliosa vegetazione che col tempo sembra essersi impadronita della celebre rupe matildica. Questi sono luoghi che ci si viene una volta, però mi raccomando, io una raccomandazione che faccio sempre in questi miei episodi, soprattutto in luoghi di questo genere, e comunque dovete venire voi di persona a visitare questi posti, perché sono un'esperienza unica ed indimenticabile. Quindi ragazzi, mi raccomando. In effetti, raccomando. Se venite qui al castello o ai vari castelli di Matilde, consiglierei una visita guidata con degli esperti. Questi episodi considerateli come dei preamboli, un antipasto o due biglietti di andata e ritorno. Venite, venite.
Enrico IV, quando venne qui a rapporto, diciamo così, da Gregorio VII e Matilde di Canossa qui al castello, ha dovuto attendere tre notti e tre giorni al freddo, al gelo. Era un giorno di fine gennaio, no, del 1077, e si pensa che il punto fosse più o meno qui, dove oggi abbiamo appunto questa entrata, la nostra entrata. Beh, che dire, dai, è stato un gran bel giro, all'insegna di tanta storia e cultura. Ha detto bene, signor paesano, resterò per sempre colpito dalla bellezza di questi luoghi. Da non perdere se siete affascinati dalle vicende storiche della Gran Contessa, e poi potrete ripercorrere i vecchi tracciati in pietra dei suoi adorati castelli. Beh, insomma, non me ne vogliano le guide, le vere guide di questi castelli matildici, ma comunque questa è una rappresentazione, diciamo, alternativa da parte del paesano di provincia. Magari vi può invogliare anche a voi, così a venire a vedere anche voi con tutta la vostra voglia di medioevo, di Matilde di Canossa. Sono posti fantastici. Poi qua, insomma, questo è il castello matildico per eccellenza, no? Lo sappiamo ormai, insomma, questo è anche l'episodio, diciamo, portante della sesta serie del paesano di provincia. Sì, ci si può avvicinare a Matilde anche attraverso il paesano di provincia. Già, grazie per essere arrivati fin qua, amici. Spero abbiate apprezzato questo piccolo aperitivo matildico. Lasciate un likeettone estivo al canale, aiuta a crescere, e iscrivetevi. Ciao a tutti!